Perfetto ragazzi, ci siamo perché mancano due minuti e qualche secondo all'inizio della Nintendo Direct. Stavo seguendo alcuni utenti di YouTube, sempre in collegamento. Sono abbastanza emozionato, devo dire, è la prima live della Nintendo che seguo. Vediamo questo Pokémon Direct, cosa ci mostrerà. Io ho pensato anche che sì, possono essere due giochi della nuova e futura generazione, cioè la settima. Chiaramente non faranno questa live quelli della Nintendo per proclamare nuovi Mega Pokémon, ma sicuramente dei nuovi giochi, forse Pokémon Luna e Pokémon Sole insieme, chiaramente. Dunque, penso che dai nomi potrebbero anche esserci Mega Sorrock, Mega Lunaton, Mega Umbreon e Mega Espeon, anche perché anche se è molto difficile per le Evolutions, perché forse potrebbero prima partire dalle prime tre, ovvero da Flareon, Jolteon e Vaporeon, anche perché se fai una Evolution Mega devi fare anche tutte le altre, perché una segue l'altra. Perciò manca solo un minuto, rimaniamo in contatto, non fuggite dal video. Registro con Camtasia, devo cercare di occupare questi 50 e poco più secondi, un minuto e mezzo di registrazione, manca poco, 45 secondi veramente molto emozionanti. Anche queste mega, chiaramente quelle che ci si aspetta di più, Flygon, Milotic, Flygon in particolare per via insomma delle sue statistiche una volta buone, ora un po' troppo mediocri rispetto agli altri draghi, per esempio Garchomp l'ha ricevuta la mega evoluzione, forse anche Dragonite si era detto avrebbe potuto avere una mega evoluzione, ma chiaramente erano solo commenti dei fan. Manca 16 secondi, mancano 16, 15, 14 secondi. Adesso vediamo che cosa ci diranno questi tipi della Nintendo. Allora, manca un minuto. Peggy 12. Perfetto, sta per cominciare. Allora, vediamo cosa ci diranno. Allora, vediamo come prima cosa i nuovi giochi Pokémon. Anzi, scusate, i nuovi giochi Pokémon, i giochi che usciranno per Nintendo DS, quelli vecchi della prima generazione. Ah, ecco, bella, però. È apparso dentro il Nintendo. E miya-san, konbanwa. Kaboshi gaisha Pokémon no Ishihara. Si sta presentando, buon pomeriggio a tutti. Tokyo Roppongi ni aru kaboshi gaisha Pokémon no office kara watashi ga. Ci rivela l'ultima news. 最新情報をお届けします della loro compagnia. 1996年2月27日はポケットモンスターシリーズの domani il 27 febbraio saranno rilasciati in Giappone Pokémon Rosso e Verde per festeggiare il ventennale Pokémon. Sentite la musichetta, no? Della prima generazione. モノクロの画面にドット絵で表現されていましたが ハードの進化を経て Nintendo 3DS では色鮮やかな ora sta descrivendo la storia che hanno subito i videogiochi dal primo pixel fino a 誕生から20年を迎えた記念すべき今日皆さんには abbiamo un nuovo trailer per tutti voi per commemorare il 20° anniversario Pokémon, insomma fino all'ultimo pixel. Oh, bello. Ah, ci fanno rivedere tutte le versioni. Bello. Celebrating all Pokémon trainers. Ascoltiamo. Terza, quarta generazione. Bei ricordi, assolutamente. Tyranitar, Milotic, quanto erano forti in passato, ancora lo sono sicuramente. Tutti i modi per comunicare attraverso i videogiochi Pokémon, importantissimo anche perché sono stati creati per questo. Gli scambi. Magikarp, sì. Gli incontri, le sfide, ciò che più caratterizza i videogiochi Pokémon.
Che bei momenti, mamma, mi scende la lacrimuccia. Quanto era forte con il Light Dragon. Quanto è stato ancora più forte Mega Kangaskhan. Ok, si riparte. Ricordiamoci che dura 5 minuti. Bello, a gelo scheggia su Garchomp. Vitale in quel momento. Eh sì. Vado in bagno a piangere perché veramente mi sta scendendo una lacrimuccia lunghissima. Allora, assolutamente fantastico. 1999, 2002, 2006, esatto. 2010, 2013, and in 2016. It all comes together in an all-new Pokémon Adventure. Pokémon Sun and Pokémon Moon. Esatto. Available worldwide in 9 languages. 9 languages. Coming late 2016. Pocket Monster, un nuovo brand. Ok, nuove versioni annunciate, Pokémon Sun e Pokémon Moon in late 2016, perciò esatto. Vai. Omega Ruby, Alpha Sapphire wa koran no 7つ kara gengo o senpaku shite asobu koto ga dekimashita. Pocket Monster Sun Moon de wa motto ooku no miyasan ni asonde itadakeru you chugoku wa no hantai ji saranno disponibili in tantissimi, in tantissime lingue, chiaramente anche l'italiano, ottenibili fin dall'inizio, selezionabili fin dall'inizio. Ci sta dicendo che creano questi videogiochi affinché tutti noi possiamo interagire nel maggior, nella maggior maniera possibile l'uno con l'altro. E questi tre giochi che vediamo inquadrati, ormai pezzi di antiquariato, saranno disponibili domani nel Nintendo eShop. Pocket Monster Series wa Nintendo no hard to tomo ni shinka shizukete imasu. Fin dalle vecchie console i Pokémon sono stati veramente fantastici. Prima si ragionava con il cavo, si scambiava con il cavo, poi con gli adattatori wireless e poi attraverso gli infrarossi. Ci ho giocato tantissime volte con il cavo, con il giocato anche sfidato amici con il cavo. Esatto, quindi questi tre giochi, rosso, blu e giallo, saranno disponibili. Io vi porterò il gameplay di uno di questi videogiochi, ovvero Pokémon giallo, per quello che ho pensato. Ah, dice che saranno trasferibili in Pokémon Sun e in Pokémon Moon, che usciranno nel tardo 2016. Si è bloccato? Ah, gli era morto il gobbo dietro forse. 20 anni di Pokémon, sperimentare sempre più modi per farci, per farvi divertire. Spero che vi divertirete, grazie per averci guardato. Pokémon Sole e Pokémon Luna, che arriveranno quindi nel tardo 2016, penso, nella seconda parte dell'anno. Ok, va bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo visto le novità. Domani usciranno i nuovi giochi, e i nuovi giochi a ridaia come prima, i vecchi giochi, quelli di prima generazione, per commemorare il ventennale. E usciranno tra diversi mesi Pokémon Sole e Pokémon Luna. Perciò penso che saranno dei giochi di settima generazione. Questo non l'ho capito benissimo. Penso di sì, anche perché immagino che non abbiano dei collegamenti con i giochi del passato, se non per gli scambi e per questo, insomma, per il trasferimento di Pokémon ed oggetti. La banca Pokémon ricoprirà ancora un ruolo fondamentale, essenziale. Sono stati 5 minuti molto intensi, bellissima. Potremmo anche rivederla, non so se si può, comunque. Allora, la live penso, anzi sono sicuro che si concluda qui, ragazzi. Spero che sia stata una live interessante anche per voi, soprattutto per i più nostalgici. Io sicuramente comprerò Pokémon Giallo.
E che vi devo dire? Io vi lascio qui. Ho finito. Ci vediamo al prossimo video. Buona visione e buon proseguimento.